Napoli Comic Con è dal 1 al 4 maggio alla mostra d'Oltremare. Il costo del biglietto è 12 euro ed è valido per tutti e quattro i giorni. Le novità sono sicuramente il tema che conclude il progetto quadriennale di rapporto del fumetto con le altre arti, per cui il cinema, anteprime, contenuti speciali, la presenza di autori che hanno lavorato per il mondo del fumetto e anche quello del cinema. Basti pensare all'incontro di sabato con tra GP e McKean, ci sono più di 200 autori che saranno presenti, e non solo nella sezione fumetto, insomma, creatori di giochi per restare nella sezione GameCon, o comunque ospiti nella sezione cartuna tra doppiatori, registi di cinema d'animazione, la Sony che ufficialmente parteciperà con il torneo di GT Academy, ma c'è anche la EA Sport con il torneo di FIFA, o l'Activision con Call of Duty. Noi siamo molto contenti di aver stretto questa partnership sia con Fanpage che è main sponsor, e è una grande realtà della nostra città. Siamo orgogliosi, insomma, poter annoverare tra i nostri partner, e The Jagal che con il nostro spot hanno fatto, insomma, un lavoro fantastico. E poi dall'anno scorso si occupano della sezione web series YouTube, per cui sono quasi parte integrante del Comic Con ormai. Noi ci divertiamo un sacco a stare al Comic Con, quindi anche quest'anno saremo lì 4 giorni. Quest'anno avremo anche un bellissimo stand enorme assieme a Fanpage, in cui invitiamo tutti a venirci a trovare. Si chiama l'occhio di Sauron, si chiama lo stand, cioè, okay. Poi ho fatto così, c'è il monte fato e sopra c'è l'occhio di Sauron. Quest'anno ci siamo occupati, oltre a girare lo spot che spero che abbiate che state vedendo adesso, ci siamo occupati anche della gestione della sezione relativa ai personaggi che provengono dal mondo di YouTube. Quest'anno ci saranno come ospiti Claudio Di Biagio, Yotobi, Frank Matano, solo per citarne alcuni. Abbiamo organizzato diversi incontri, il nostro incontro sarà giovedì, per esempio, sì, 1 maggio, e noi presenteremo un corto in anteprima con un nuovo supereroe, è un supereroe italiano. Noi abbiamo cercato di creare un appuntamento importante nel panorama nazionale e anche internazionale. Quest'anno sono più di 40 editori coinvolti, penso per esempio alla Panini che lancerà la serie I Go It Well, la Disney che porta un topolino speciale che in settimana, una copertina ad hoc per segnalare l'evento. Esatto, la copertina è dedicata a Napoli, alla nostra città, e invita tutti a venire al Comic Con. Grande case editrici che aspettano il Comic Con per programmare la loro attività, e questo, insomma, è il risultato che ci ponevamo 16 anni fa.